mancato rispetto e addirittura stravolgimento del cronoprogramma dei lavori, il cui termine era stato annunciato per fine luglio, che secondo questo manifesto affisso a firma del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici saranno completi all'80% nel mese di settembre. Queste alcune delle osservazioni fatte dal commissario cittadino del nuovo centrodestra, ma hanno validità le osservazioni fatte dal consigliere comunale Mimmo Palmieri sui problemi che sarebbero stati notati nel corso dei lavori massimi a Roma? La risposta arriva ai tecnici che stanno supervisionando l'opera. Siamo con i tecnici che stanno supervisionando i lavori di ristrutturazione di via Roma per avere alcuni chiarimenti. Cominciamo da Luigi Mormile, che è l'architetto, che è il direttore dei lavori. Le critiche che sono state fatte recentemente dal consigliere Palmieri relativamente ad alcuni punti, cioè qui all'altezza della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, si parlava di la possibile presenza di uno scalino che avrebbe creato problemi anche quando piove per l'acqua che eventualmente entrava nei negozi, la pavimentazione sotto l'arco dell'Annunziata che era diversa da un lato e dall'altro, e poi l'opportunità di realizzare prima i marciapiedi e poi la strada per consentire almeno il transito pedonale. Lei le trova giustificate? Assolutamente no, assolutamente no, perché va detto che è vero che via Roma rappresenta la strada principale della città, per cui tutti i cittadini hanno diritto a poter dire la loro. Però, e quindi noi siamo ben contenti e ben lieti quando le cose che vengono dette sono praticamente, si rilevano problematiche che possono essere in qualche maniera da stimolo sì, a migliorare il progetto stesso, che è in work in progress. Ma la problematica invece è quando le cose che vengono dette sono funzionali a problematiche che non riguardano il carattere tecnico, quindi il buon esito dell'opera, ma bensì riguardano fatti alieni dall'opera stessa, ovvero si riferiscono solo a problematiche al di fuori dell'opera che sono riferibili alla politica, cose che a noi tecnici non interessano. Per cui tutto ciò diventa sterile. Il discorso più importante invece è verificare che il lavoro dell'opera stessa venga compiuto al meglio, cosa che lo staff sta facendo, e lo sta facendo con tutto l'ardore che questa cosa ne può determinare. Per ciò che riguarda fattori tecnici proprio riferibili a quanto lei prima accennava, sono cose proprio infondate, in quanto l'opera non è compiuta. Noi adesso in questo momento abbiamo fatto solo il manto stradale, quindi non è ancora stato la reggimentazione delle acque pluviali, non è stata fatta, non è stata completata, né sono stati completati i livelli di raccordo alle altre strade. È ovvio, e questo non ce lo deve insegnare certo il signor Palmieri come va fatta una strada, è ovvio che noi, siccome stiamo facendo cose, anche che il progetto a base di gara, il progetto a base dell'appalto non è stato previsto, cioè ovvero stiamo mettendo la messa in sicurezza dell'opera ai fini della massima accessibilità anche per i portatori di handicap, mai e poi mai ci sognerebbe di lasciare un gradino o quantomeno un elemento ostativo a quello che è la corretta deambulazione. Pertanto tutto ciò che è stato detto mi sembra veramente, veramente infondato. E per quanto riguarda il cronoprogramma, che Palmieri ha affisso un manifesto in città in cui si indicano i tempi previsti per il cronoprogramma che non sarebbero stati rispettati, addirittura sarebbe stato stravolto, allora, è giustificabile questa osservazione? Ma è giustificabile perché esiste, la legge lo prevede, la possibilità che nel momento dell'appalto il cronoprogramma originale può essere in qualunque momento cambiato.
cambiato, sempre mantenendo però la data di ultimazione invariata, ovvero il cronogramma, quindi gli step dei sottoprogrammi, dei sottocantieri, può essere variato a giorno, cioè aggiornato costantemente in funzione a quelle che sono le problematiche che si incontrano nel quotidiano. Siccome nello specifico sia l'impresa, sia noi tecnici, ma soprattutto l'amministrazione si è fatta carico di creare quanto meno disagio possibile, benché l'opposizione dica il contrario, quindi dare l'opportunità ai cittadini innanzitutto, ma ai commercianti in particolare, di avere quanto meno disagio. Quindi praticamente il cronoprogramma è variato in funzione proprio alla possibilità di dare il massimo accesso ai negozi. Quindi quella variazione è fatta nell'ambito comunque della totalità dei giorni di previsti dal cantiere, che quindi non sono stati assolutamente disattesi. E a proposito dei giorni previsti per il lavoro, io ricordo che lei proprio disse 220 giorni, se ricordo bene. Sì. Palmieri ha parlato di 180. Il sindaco, quando aprimo il cantiere, c'era anche lei qui, disse che avrebbe chiuso addirittura a luglio il cantiere. Tutto concluso. Ora vediamo un manifesto in cui si avvertono i cittadini che l'80% del lavoro sarà completo entro settembre, quindi abbiamo saltato luglio, agosto, ma andiamo a settembre. L'importante quando si dice l'80%, cosa si vuol dire? Non parliamo dell'80%, noi parliamo del 100%, cioè praticamente. Ma su quel manifesto dice 80%. Il manifesto possono scrivere quello che vogliono. Noi che assicuriamo, io sono il direttore dei lavori, quindi anche l'ingegnere Pisciotto e l'ingegnere Francesco Cedini insieme all'impresa, assicuriamo che l'opera verrà conclusa nei tempi previsti da contratto, perché per legge così deve quindi essere. In effetti noi potremmo dire che i lavori di Via Roma si chiuderanno quando? Nei tempi contrattuali. I 220 giorni a partire dal 2 marzo? Io non le do una data, io le dico che noi abbiamo 220 giorni lavorativi a partire dal 2 marzo. Esatto. Ciò vuol dire che molto probabilmente finiranno prima di quell'avviso che c'è in città, prima del settembre. Noi finiremo nei tempi contrattuali. E sarà il 100%, non 100%, l'80% come viene indicato. E ancora per quanto riguarda i lavori, Palmieri faceva osservare che il tratto compreso fra via Raffaello e Porta Napoli è incluso nei lavori di via Vito di Asi. Sì. E che su quel tratto ancora non ci sono ipotesi di inizio dei lavori. Questa è una cosa che non compete a noi, però so che si stanno attivando per iniziare e completare nel periodo di agosto, per creare meno disagi alla cittadinanza, questo sicuramente, perché è stata una richiesta del sindaco all'altra impresa. E sempre tornando ai lavori che interessano questo cantiere, la ZTL è l'ampliamento Piazza Domenico Ceruti. Sì. È ferma da un po', perché? No, non è che ferma, cioè praticamente si stanno facendo delle attività che sembrano poco visibili, perché adesso sono state fatte le opere di fognatura, sono state fatte le reti elettriche, i sottoservizi, per cui completata questa fase, poi la squadra, una parte di pavimentisti che stanno lavorando su via, poi passeranno dall'altra parte per completare anche. Una lamentela fatta dai commercianti riportata nel video è relativa al personale impiegato. Qualcuno di questi commercianti diceva che lui vede 2-3 persone al lavoro. Com'è possibile con così poco personale portare avanti un lavoro così importante? Tanto non è vero, perché 2-3 persone, questo lo possiamo anche controllare dai registri delle presenze. Questo è un cantiere che non ha mai avuto solamente 2-3 persone, ma ha avuto un minimo di regime di 9-10 persone con un massimo di 18-20 persone. Ma questo non è comportato dal fatto che non ci sia personale, ma è comportato dal fatto che ci sono fasi lavorative che non possono richiedere determinate persone se non con un numero limitato, oppure se non con un numero a massimo regime. Noi stiamo andando avanti con un cronoprogramma che a oggi la direzione dei lavori ci tiene molto sott'occhio e lo stiamo rispettando. Non abbiamo pecche, fino adesso non c'è stato rilevato pecche di nessuna gravità che possa aver fatto sì che questi lavori possano essere stati rallentati, ma anzi probabilmente a oggi ci sarà un accordo che apriremo ancora altri tratti per far sì che andiamo a regime per tutta la fase lavorativa.
E poi da quando mi è stato detto dall'ingegnere Barbato, voi lavorerete pure ad agosto, nella settimana di ferie. Noi faremo solamente quei pochi giorni di ferie. Giorni canonici, 14 e 15, insomma. Bravo. Ma proprio perché noi come impresa abbiamo preso un impegno verso l'amministrazione, come pure l'amministrazione ha preso un impegno verso la cittadinanza. Su queste cose noi sicuramente non mancheremo, non saremo ligi a rispettare determinati accordi. Voglio aggiungere in chiusura che se Barbieri, ma come chiunque altro, avesse delle curiosità o vorrebbe dei chiarimenti di carattere prettamente tecnico, può semplicemente chiamare me o l'architetto Mormile, andare sul posto e noi in maniera molto tranquilla, ma come facciamo dalla mattina alla sera con i commercianti che ci chiedono continuamente, siamo a disposizione e diamo tutte le spiegazioni che loro vogliono senza fare clamore e quant'altro. Noi siamo disponibilissimi per Palmieri, ma per chiunque altro. I nostri numeri di telefono sono abbastanza pubblici e facilmente reperibili. Quindi per qualunque tipo di chiarimento o suggerimento, noi dubbio, andiamo sul posto, basta chiamare, non ci sta alcun tipo di problema.